Io avverto un doppio bisogno, prima di tutto di farli uscire, perché è giusto che i nostri studenti si internazionalizzino a qualsiasi livello. Il genio sta nell'ibridazione, bisogna contaminarsi con le culture altrui, bisogna imparare i modelli formativi altrui e dopo averli imparati tornare in Italia e fare più grande il nostro paese. Quindi per me il ponte ha sempre una doppia direzione, bisogna mandarli fuori ma creare le condizioni per farli rientrare. Come? Mi chiederà lei. Rendendo conoscibile quello che già c'è, ma che spesso rimane inutilizzato. Borse di studio per l'internazionalizzazione, soprattutto adesso con il PNRR ne stanno nascendo tante, sono fortemente finanziate. Quindi questo acceleratore di formazione e di cultura che sarà il PNRR lo dobbiamo mettere a sistema e a regime noi. Faremo una piattaforma in italiano e in inglese per rendere conoscibili tutte le borse di studio da e per l'Italia. E naturalmente per noi è una cosa di estrema importanza. Il modo migliore per rendere efficace la ricerca è portarla nel nostro paese, oltre che mandare i nostri ricercatori e scienziati all'estero. In particolare noi teniamo un progetto, lo avrete capito, che si chiama Einstein Telescope, che è un telescopio che osserva le onde gravitazionali, estremamente innovativo, europeo, progetto europeo, che noi contendiamo ai Paesi Bassi. Perché? Perché per noi il sito migliore in assoluto è la miniera di Lula, in Barbagia, dove tutte le condizioni climatiche, atmosferiche, di antropizzazione, anzi di scarsa antropizzazione, sono perfette. Ci vogliono cieli puliti, in poche parole. E poco rischio sismico per avere un telescopio che osserva onde gravitazionali. Abbiamo chiesto ad un testimonial di eccellenza, al professor Giorgio Parisi, di presiedere la delegazione che andrà a sollecitare il governo, al presidente Meloni e soprattutto che costituirà il comitato per sostenere questa iniziativa, di essere il capo, diciamo, il leader di questo progetto. E il professor Parisi ci ha detto che presiederà la delegazione. La cosa ci rende molto felici perché sappiamo che il professor Parisi crede molto in questa iniziativa. Una battuta sugli ucraini nelle scuole, magari? In che senso, mi scusi? Se ci Nelle sono novità, scuole? nell'università anche, se ci sono progetti di ricerca per gli ucraini. Guardi, ci sono non specifici per gli ucraini, ma ci sono borse di studio a cui gli ucraini possono e Chiaro. devono accedere. Chiaro. L'importante è renderle conoscibili, ci sono già, l'importante è renderle conoscibili.